tutti, bentornati su American Coffee e oggi è una data molto speciale perché oggi è il 5 di giugno, quindi sono esattamente 6 mesi che sono arrivata a Seattle. Yeah! Sono a metà dell'opera durante il mio anno au pair. E cosa è successo in questi 6 mesi? 6 mesi da ragazza alla pari. Cosa ho scoperto? Che quando faccio i video, odio fare i video perché devo rifare il letto, che è esattamente lì. Difatti oggi l'ho rifatto molto male e non posso cambiare la stanza, nel senso non posso cercare di cambiare la visuale perché il letto è la parte migliore della stanza, tutto il resto è un casino totale, perché logicamente durante le mie poche ore libere, dopo il mio lavoro, non ho assolutamente voglia di fare niente e poi spendo tutto il giorno a raccattare i giocattoli dei bambini, a sistemarli, ci sono cose ovunque, quindi l'unica cosa che voglio è non sistemare le mie cose. E sì, Clizia, happy 6 mesi! Sono molto contenta, il tempo è volato. È volato velocissimo, non mi sembra neanche vero, non ho ancora iniziato a fare niente di quello che volevo fare, praticamente. Non ho viaggiato abbastanza, non sto facendo abbastanza, ma... oh, non lo so. So... oggi c'è il sole, lo vedete? Forse così... no, non riuscite a vederlo, mi dispiace, ma comunque oggi è una bellissima giornata di sole, anche ieri, e io che pensavo di venire a Seattle e di trovare sempre cattivo tempo e tutti che dicevano che ci sono meno di 90 giorni di sole l'anno, ma quest'anno tutti mi dicono che è un anno molto speciale, fa caldissimo e ci sono intere settimane di completo sole. Difatti chi mi conosce bene avrà notato che mi sono abbronzata, non prendevo più sole da 5 anni e io odio il sole. Ma oggi andremo al parco, andrò in un parco perché qui quello che si fa durante il tempo libero a Seattle è andare al parco, andare al lago, andare in bicicletta. Carino, ma orrendo nello stesso tempo. Riassunto dei primi 6 mesi. Cosa succede nei primi 6 mesi au pair? Nei primi 6 mesi au pair la cosa che si fa di più è accumulare vestiti. Assolutamente. Avevo fatto un video dove li avevo impilati tutti carini sul letto, ma adesso non ho tempo perché devo uscire più tardi. E vestiti, tantissimi. Si parte con una sola valigia, quindi sono solo 23 kg circa, più il bagaglio a mano. Contate che nella vostra valigia, quando partirete, già solo 3, 4, 5 kg sono per i regali che porterete alla famiglia. Metteteci il computer e siete già nella cacca, non avete più spazio per niente. Quindi quando si arriva, cosa si fa? Si comprano vestiti. Io ho comprato 3 paia di scarpe, 2 giacche, perché pensavo facesse più freddo, ma quando sono arrivata mi sono resa conto che non faceva abbastanza freddo e così ho dovuto comprare una giacca più leggera che non avevo e magliette, t-shirt, vestiti per il lavoro. Sono arrivata con un solo paio di pantaloni per il lavoro. Io non indosso i jeans generalmente, non ne ho portati con me. E quindi ho comprato leggings e stupidate varie da indossare quando lavoro, perché logicamente non posso lavorare con la gonna e, perché coi bambini salta Clizia, giochiamo a baseball, soccer, tackle football, quindi non posso mostrare a tutti il mio sedere ovunque al parco, così devo indossare dei noiosissimi leggings. Ma a parte i vestiti, cosa si fa? Si dovrebbe fare la patente? Io non l'ho ancora fatta, mi sto impegnando. Non è vero. Credo di aver fatto dei test online tipo 4 mesi fa e poi non ho più fatto niente, ma prometterò che quest'estate la devo prendere, anche perché dopo 6 mesi Cultural Care ti chiede già se tu vorrai estendere e quindi stare 6, 9 o 12 mesi in più o se preferisci tornare a casa. Se vorrete estendere la patente americana serve,
perché nel vostro secondo, ad esempio la regola qui nello stato di Washington è che posso guidare per un anno con la mia patente internazionale, ma poi se voglio estendere devo fare la patente americana, quindi quest'estate dovrò cercare di farla. Oltre a questo, sei mesi sto andando al corso d'inglese e ho quasi finito i crediti. In totale, in un anno bisogna guadagnare 6 crediti in un'università o in un college americano. E, oppure, se non sono, il vostro corso non è a crediti, 75 ore di un corso riconosciuto. E io sono arrivata più o meno a 60 ore, quindi tra poco finirò tutti anche i miei crediti. I crediti vanno finiti, nel senso bisogna avere tutti i crediti un mese prima della vostra data di fine anno au pair. Quindi ad esempio il mio fine anno au pair è a fine novembre e avevo letto la lettera tipo, secondo me non forse fine ottobre o un po' prima, mi diceva l'agenzia. Comunque l'agenzia mi ha già mandato un'email dove con tutte le date che devo rispettare in caso io voglia estendere con questa famiglia, in caso io voglia estendere con una nuova famiglia e quando devo aver guadagnato questi famosissimi crediti. Come va il mio inglese? Fa schifo. Lo posso definire solo così, è veramente orrendo, non sono migliorata come vorrei e comunque pensate che io parlo inglese tutti i giorni con la mia famiglia, parlo inglese con le mie amiche perché qui di au pair italiane ne conosco solo due e quindi parlo praticamente, ci sono settimane dove se non vedo le au pair italiane non parlo magari mai italiano per una settimana intera e ma continuo ad essere veramente orrendo e io ho una motivazione, la motivazione è perché non vado abbastanza a scuola, faccio il corso ma il corso è solo 2 volte a settimana e per un paio di ore, quindi non è abbastanza, è un corso poi comunque di conversazione e io ho una grammatica orrenda perché l'ultima volta che ho fatto le superiori è stato 8 anni fa e non ho fatto comunque della buona grammatica a scuola. Difatti ogni tanto quando facciamo un po' di grammatica al corso ogni tanto penso questo io non lo sapevo, ma a parte questo sopravvivo, i bambini mi capiscono meglio credo nell'ultimo periodo, io capisco meglio loro ma dopo 6 mesi è abbastanza naturale penso e vorrei migliorare il mio inglese, quindi non lo so, vediamo. Speravo di poter fare degli esami internazionali, ma logicamente non ho il tempo, non sto facendo la patente, figuriamoci se sto studiando inglese. Quindi, cosa dire a voi future au pair? Essere au pair o non esserlo? Essere au pair non posso dire che è fantastico. Lo era magnifico per me in Germania, ma qui non è così tanto fantastico. È bello, mi trovo molto bene, mi piace. Non è fantastico, ma non posso neanche dirvi i lati negativi di essere au pair. Non ce ne sono. Quindi lasciatevi trasportare da questa avventura, a parte che sarete esageratamente stressate, esageratamente stanche, ma vivere all'estero vale la pena e questo è un modo veramente poco costoso di poter vivere all'estero, quindi se non avete l'opportunità di ad esempio di pagarvi un corso di studi all'estero o comunque ad esempio negli Stati Uniti non è facile trovare un lavoro e venire qui, essere au pair è la soluzione giusta. Non si diventa au pair perché si amano i bambini, non esiste. Non è la motivazione perché si viene qua, la motivazione è per viaggiare, è per vivere un'avventura, è per mettersi in gioco e soprattutto che mi piace degli Stati Uniti è che sto trovando tantissimi amici. Ho più amici praticamente che in Italia, è facilissimo trovare amici qui, la gente è veramente molto 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 socievole e adoro passare il tempo con tante persone diverse, si incontrano persone da tutto il mondo. C'è quindi un grandissimo scambio culturale che io adoro
È bello, una bellissima esperienza. Se riuscite anche a viaggiare di più, magari è meglio. Consigli. Sono consigli su come scegliere la vostra nuova famiglia ospitante. Dopo 6 mesi che sono qui posso dirvelo. Ci sono dei punti, non transigete. Fatevi una bella lista con tutti gli aspetti che la vostra famiglia deve rispettare e cercate di uscire il meno possibile da quella lista. Io me ne sono pentita, purtroppo, perché se io adoro la mia famiglia ospitante, sono gentilissimi, carinissimi. Nell'ultimo periodo mi sto trovando molto meglio con i bambini, ma sono uscita troppo dai canoni e me ne sono un po' pentita. Spero che se stenderò di rifare tutto, e comunque la maggior parte delle au pair che conosco qui mi dice la famiglia che ho scelto non rientrava completamente nei miei parametri, e la maggior parte delle au pair si lamentano e si trovano comunque, dicono cavolo, però ne avrei potuto scegliere un'altra di famiglia. Quindi lista chiara di cosa desiderate e di come deve essere la vostra famiglia, e ogni volta che fate un'intervista con la famiglia segnate le cose che sono nella vostra lista e quelle che invece sono extra della famiglia, quindi che non rientrano nei vostri parametri. Credo che questa famiglia che ho scelto rientrasse veramente poco nei miei parametri, ma l'ho fatto. E comunque adesso ho un'esperienza con un bambino che era piccolo, che è di 2 anni, adesso ha 2 anni e mezzo. Oh, che carino! Questa è una cosa molto carina, però ci sono molto affezionata, perché il bambino ha iniziato poi a camminare con me, perché ha iniziato a camminare in ritardo. E quindi è bello. Poi adesso ogni tanto quando lo guardo parla tipo come me, quindi penso, tenero, è tenerissimo. Questa è una di quelle cose belle dell'essere au pair, comunque ci si affeziona tanto ai bambini, per quanto li posso odiare, gli voglio anche bene. E quindi cercate di non uscire dai vostri parametri. Il giorno libero. In America si può avere 1 giorno e mezzo libero di lavoro. Tante famiglie, 1 giorno e mezzo è il minimo, scusatemi, volevo dire 1 giorno e mezzo è il minimo. Io vi consiglio, non scegliete una famiglia che vi dà 1 solo giorno e mezzo libero, perché questo vuol dire che farete fatica a gestirvi magari il vostro tempo libero o il vostro weekend. Le vostre amiche sono fuori e voi siete a casa che dovete lavorare fino alle 2 del pomeriggio, quindi fino alle 2 del pomeriggio non potete uscire, oppure si parte e si va a fare una gita fuori porta e voi non potete andare. Quindi io direi la famiglia non vi deve dare meno di 2 giorni liberi se riuscite, perché veramente stare con i bambini 45 ore è veramente troppo, e cercate di avere più tempo libero possibile. Se potete avere una pausa durante il giorno che i bambini sono a scuola è ancora meglio. Quindi cercate di staccare. Per me la motivazione per cui è pesante, perché adesso ad esempio è finita la scuola, quindi tra un po' li avrò a casa quasi tutti e magari io devo lavorare 8-10 ore continuamente senza avere la pausa, senza poter sedermi e bere un caffè tranquillamente, perché poi non si può guardare la TV, ad esempio nella mia famiglia, una grande pecca, mai più. Questo è tra la cosa che metterò a priori nella lista. E quindi non ho pausa, devo giocare in continuazione, devo fare la lavastoviglie e non so come tenerli impegnati. 10 ore è troppo. 10 ore senza televisione è veramente da spararsi. E quindi niente. Adesso io direi che vi saluto, faccio una pausetta e magari riordino le mie idee, perché non so benissimo cosa dirvi e cosa voglio parlare in questo video, ma ci vediamo presto e vado al parco. Ciao. Allora ragazzi, questo video lo faccio per raccontare cosa è successo questa settimana mentre piego i vestiti dei bambini. E questa faccia da lavoro molto molto stressata è perché ho perso il cane nuovamente.
esattamente 10 minuti fa, per fortuna è ritornata da sola. Qualcuno aveva lasciato di nuovo il gate aperto, ma ogni volta vado completamente nel panico, visto che il cane c'ha 14 anni. E oltre ad aver perso il cane oggi di nuovo, ma non lo saprà nessuno perché sono a casa da sola, ho picchiato la macchina. Questo è quello che succede nei primi 6 mesi au pair. Si picchia la macchina degli host parents. Generalmente se non succede entro 6 mesi, tutte le au pair lo picchiano entro un anno. Quindi non preoccupatevi, non sarete le sole. C'è gente che le ha picchiate addirittura tutte le macchine che aveva in casa, o gente che ha fatto incidenti di qualsiasi tipo. Quindi è abbastanza normale. La au pair prima di me ha fatto un incidente ed è andata nel culo di un'altra macchina. Io ho picchiato il mio di culo mentre parcheggiavo. E sì, non è vero, non fatevi ingannare, cosa credete? In America i parcheggi sono tutti più grandi, tutto più grande. A Seattle la regola non vale, voglio vedervi a parcheggiare in collina, in retro, in un parcheggio piccolissimo. Qua è tutto molto più difficile, soprattutto perché nel parcheggio entri e dici oh è bello, grande, e poi ti ritrovi due macchine giganti quando esci dal supermercato che ti circondano, così quando devi portare fuori il tuo lunghissimo culo della macchina non vedi un'emerita. Ma non posso dirlo nel video. Quindi, lo scorso weekend ho picchiato la macchina, ho perso il cane e dopo che ho detto alla mia famiglia che avevo picchiato la macchina, la mia host family mi ha chiesto se desidero estendere con loro per il prossimo anno. Io ho un piano in mente e non estenderò con loro, alla famiglia non l'ho ancora detto, e il mio piano segreto non lo dirò neanche a voi, lo scoprirete più avanti nei video, quindi restate connessi e vi dirò cosa farò e se resterò negli Stati Uniti o magari avremo una sorpresa. E con questo penso che sia tutto dedicato ai 6 mesi au pair. Mi dispiace che sono veramente molto assente, ma sono veramente molto impegnata e esco praticamente quasi tutte le sere, o quando non esco datemi il tempo di fare la doccia e di depilarmi perché si muore di caldo qui, quindi devo concedermi anche il tempo di fare queste cose. E vi ringrazio per guardare ancora i miei video, veramente. Grazie mille a tutti. Caffè e cappuccini. Ciao ciao!